Pronto? Ci sei? Mi sembra di sentirti. Allora, facciamo subito le presentazioni. Parlo con Paola. Come sono gli Buongiorno Paolo. skaters nella vita privata, insomma? Così come li ascoltiamo nelle loro musiche? No, cioè, in genere sì, cioè sono pieni di energia, sono così, così come li sentite. Nella vita reale sono un po' vagabondi e dormiglioni, però ci vuole sempre qualcuno per farli andare avanti e sostenerli. E ci pensiamo noi donne. Ok, allora cosa Onestamente, dovresti quindi. ricordarci che loro ancora non hanno detto nel corso della mattinata? Vabbè, innanzitutto che il disco è prodotto da D-Score Music, è un'etichetta indipendente di Genova che deriva dalla Winona Records, sempre un'etichetta indipendente. Infatti sul sito della D-Score Music, che è www.dscoremusic.com, è possibile ordinare il disco direttamente dal loro sito, oppure è possibile ordinarlo anche dal sito dell'Androne, l'agenzia che distribuisce in Italia, possono ordinare online, oppure se i migliori negozi si possono O richiedere anche il nei disco. peggiori, non perché non dicono le cose queste È proprio così, nella vita mi sembra che è tale quale, vabbè, si è intrufolato. Va bene, ok, grazie per il tuo intervento. Qualcosa da aggiungere? Abbiamo detto tutto? Ok, grazie, grazie, grazie. Ciao, ciao. E ritorniamo a parlare adesso con il gruppo degli Skelters. Stiamo facendo una chiacchierata e vi ricordo che potete intervenire alla trasmissione inviando anche un sms alla 368 65 11 96 oppure telefonando al 72 55 23. Stiamo parlando di Calabria, stiamo parlando di Catanzaro, delle problematiche che incontrano questi gruppi catanzarensi quando cercano di varcare i confini interregionali. Allora, questo disco nuovo che abbiamo presentato stamane qua a Radio Catanzaro Centro si chiama Lux Mundi. Stavo dicendo, molto bella la copertina, ma mi avete appena accennato che è provvisoria, perché Sì, quella definitiva questa fa parte di un promo praticamente che abbiamo utilizzato per farci promozione, appunto. È stato dato a emittenti radiofoniche, è stato dato a emittenti radiofoniche, etichette, eccetera, eccetera, ed è proprio tramite questo, insomma, che la This is Call Music di Genova praticamente ci ha contattato e con loro adesso stiamo producendo Lux Mundi, che sarà nei negozi proprio da lunedì. Quindi può essere acquistato nei negozi, distribuito da Andromeda. Cogliamo l'occasione per ringraziare il nostro produttore, appunto, Better, e tutti quelli che insomma ci stanno supportando in questo momento, per primo Giuseppe Cristiano che è qui alla telecamera e che appunto ci produrrà il nostro video musicale Only You. E poi ringraziamo anche Beppe Panella che ci sta dando una mano. Diciamo con i suoi Una saggi consigli. canzone, un brano di questo Lux Mundi al quale siete particolarmente così attenti, interessati. Oltre il fatto che io ho avuto modo di ascoltarlo così, mi pare che è tutto un disegno completo, quindi i brani vanno a integrarsi uno con l'altro. Però c'è un brano dove siete particolarmente affezionati. Sì, oltre a quelli che abbiamo appena ascoltato, mi piacerebbe molto se ascoltasse la numero 3 di La questo numero 3. disco, Simply, che sarà appunto l'oggetto del nostro prossimo video. Una band che è nata nel 2007 ed è composta da Giuseppe Russo, voce e chitarra, che me lo ritrovo qua davanti, Alex Tolomeo, voce, chitarra e piano,
Luis Long al basso ed Emanuele Russo alla batteria, che invece è la mia destra. Mancano due componenti del gruppo, ci spiace tantissimo. Sì, non abbiamo avuto la possibilità di conoscerli. No, fanno parte di un gruppo cattolico. Ah. Attualmente si trovano a Monaco. Il loro genere è paragonabile al New Rock. Che significa? Quindi è nato questo nuovo genere proprio per identificare quel nuovo rock and roll nascente, che dal mio punto di vista si può far partire dall'album di debutto degli Strokes, se così vogliamo, da Is This It, e che appunto caratterizza le band attuali che provano insomma a far rinascere questo rock and roll che in realtà non è morto, cioè dagli anni 80 in poi ha avuto una lenta rinascita. Questo genere, quindi il new rock, con uno stile tipicamente inglese, sì, possiamo dire, sì, tipicamente sì, inglese, lo vedo dalle foto che rilanciano questo lavoro, da come vi presentate, anche dalla musica che abbiamo ascoltato stamane. Quindi uno stile tipicamente inglese e l'energia è tutta italiana, made in Calabria, Calabria. In questo caso, anche perché l'album Sole e Mare. Come abbiamo detto, è un album graffiante e grintoso come il calore della nostra terra calabrese. Se ne parla tanto della Calabria, con tutti i difetti che ci sono, però a noi piace così com'è, perché credo che dobbiamo essere orgogliosi anche di essere calabresi. E quindi questo lavoro è anche un frutto di numerose esperienze live e promozionali in terra britannica, il cui apice si è raggiunto grazie al mastering presso gli storici studios della Sterling Sound di New York. Ce sì. ne volete parlare un po'? Sì, abbiamo preso contatti appunto con questo grandissimo studio di master, che appunto ha fatto mastering da ormai 20 o 30 anni probabilmente. Ci sono stati i Police, ci sono stati Ramones, c'è stata Madonna. Attualmente anche alcuni artisti italiani hanno iniziato a utilizzare questo studio, tipo Ramazzotti, Gigi D'Alessio, ahimè, che mi viene in mente, tra i quali, come ad esempio per questo, una querela me la prenderei volentieri, ma non è il caso. No. Guarda, fanno di più, tranquillo, molto di più. Fanno molto di più, quindi fermarsi a dire, insomma, Gigi D'Alessio. No, non ho detto solo Gigi, non è il reato ancora. Poi ce lo siamo ritrovati, come ti dicevo prima, anche con Pino Daniele, che è un nome che io stimo. Infatti, nella musica italiana, anche perché bisogna portare avanti anche la musica italiana. Beh, ovvio. A proposito, visto che siamo entrati in questo calderone, dei reality, cosa ne pensi? Dei reality. Cosa sono? Se dico reality, cosa vi passa per la testa? Se dico reality, mi viene in mente tutt'altro che la realtà, cioè è qualcosa di assolutamente fittizio, che appunto è studiato per vendere, per poter scucire qualche soldo in più dalle nostre povere tasche che attualmente... Allora, ho parlato di reality, però forse sono andato un po' fuori tema. Io volevo dire talent show, quindi di programmi tipo X Factor, anche X Factor è un reality. Sì, in realtà sì. In realtà sì, anche se in tutto questo calderone, tra Il Grande Fratello, La Fattoria... Forse X Factor è quello che... Vuole parlare Emanuele in merito, perché è più distruttivo di me, quindi vi passo subito il microfono, prego. Siamo pronti per la querela. Poi parleremo anche di Giuseppe Ferreri, dai. Ah, ok. Ecco, quindi questi talent show. Apposta. Talent show sono costruiti dalle... penso io, cioè, ma non penso io, ormai obiettivo. Cioè, lo fanno nei casi discografiche, appunto come diceva Giuseppe, per scucire più soldi. Penso anche comunque che... sia tra virgolette un male questi talent show, perché cioè, ti fanno piacere a forza qualcosa che magari si ascolti così non ti piace, cioè si impongono sul mercato discografico, si impongono sull'immagine, si impongono sulla televisione. Quindi uno che bene o male, l'italiano medio tra virgolette, che accende la televisione la sera stanco dal lavoro, diciamo, ormai si deve pure sorbire anche questi che fanno finta di litigarsi, di cantare. Anche se comunque qualche ragazzo comunque veramente talentuoso c'è, ma purtroppo il talento viene, diciamo, molte volte messo da parte a livello di immagine. Tra parentesi, l'altra volta abbiamo assistito al concerto del grande Shel Shapiro, che noi stimiamo molto, i Rock, siamo cresciuti con loro, mio padre è un grande fan, e infatti ci diceva praticamente appunto questo, che c'è stato
praticamente l'anno scorso faceva parte della... Parlare, no, non dico niente di... Non sta dicendo niente di... L'ha detto di anche cattivo. A lui alla conferenza no, stampa, quindi... praticamente diceva che alla fine comunque erano arrivati 3-4 ragazzi e c'era una ragazza molto brava di Matera che aveva cantato un pezzo di Janis Joplin. Alla fine praticamente hanno scelto quella che cantava peggio, però che aveva più era immagine, più fotogenica, quindi per vendere di più, per vendere il prodotto. Ormai la musica non è talento, è un prodotto, penso io. Quindi noi siamo un prodotto, quindi facciamo parte di un mercato, facciamo parte di una fabbrica, siamo operai della musica ormai, quindi non è purtroppo. È bello, bello questo tuo pensiero, mi piace, è interessante, interessante. Sì, anche la playlist già preparata, quindi tu già sai cosa devi mandare in onda, probabilmente perché qualcuno ha pagato dei soldi, quindi è tutta una questione di lancio, non è come una volta erano i DJ a decretare il successo degli Skaters o di un altro gruppo perché erano richiesti, perché sì, ci piacevano. È anche un mio punto di vista questo. Sì, no, è assolutamente così. Infatti, ad esempio, Virgin Radio, che è l'ultima rock radio, fra virgolette, che ci ritroviamo tra le nostre frequenze, all'inizio, insomma, era una radio che mandava musica non stop, cioè tutto rock non stop, dall'inizio alla fine, senza neanche una pubblicità, tra l'altro. Adesso invece è diventato, cioè, solamente pubblicità, vado ad ascoltare dei brani che col rock non hanno nulla a che fare, anche se io l'ascolto quotidianamente per giro, perché viaggiando in auto comunque non puoi che ascoltare quelle, insomma, se ti piace il rock. Però ultimamente sta esagerando proprio con pubblicità, robe varie, quindi è proprio la conferma anche di questa cosa che hai appena detto.